È un pomeriggio d'inizio estate del 1979. La Queen Elizabeth II sta per salpare da Southampton, in Inghilterra, diretta a New York con 1800 passeggeri a bordo. Anche le foto rientrano nella tradizione del cerimoniale d'imbarco. E i passeggeri dimostrano di gradire questo tipo di accoglienza. Right, let go everything aft, let go everything aft. Per una nave di queste dimensioni, le manovre per l'uscita o l'entrata in porto sono molto impegnative e devono essere attentamente coordinate. Stiamo per compiere un viaggio non solo attraverso il Nord Atlantico, ma anche nel passato. Milioni di persone hanno attraversato l'oceano in tempi di guerra e di pace, guidate ora dalla speranza, ora dal timore. Le loro storie individuali hanno tracciato il destino del nuovo continente, l'America. La Queen Elizabeth II mantiene viva una grande tradizione, poiché è l'ultima grande nave passeggeri rimasta a compiere la traversata completa del Nord Atlantico. Durante il loro periodo più fiorente, i transatlantici furono i più grandi mezzi di trasporto fino ad allora costruiti. Imbarcatevi con noi e assisterete ad una delle sfide più avventurose tra l'uomo e il mare. La Queen Elizabeth II sta per intraprendere la sua classica rotta transatlantica, un percorso di oltre 3.000 miglia con destinazione New York. Mentre usciamo dalle acque territoriali inglesi, il comandante impartisce gli ordini per l'inizio della traversata. Le 67.000 tonnellate della nave sono mosse da motori con una potenza complessiva di 110.000 cavalli. Sebbene il termine transatlantico sia improprio, generalmente è impiegato per indicare le navi più grandi e veloci. La Queen Elizabeth II, varata nel 1967,
probabilmente rimarrà il più grande transatlantico che sia mai stato costruito. Uno dei suoi ufficiali sostiene che per rivedere qualcosa di comparabile bisognerà attendere il giorno in cui verranno costruite nello spazio grandi stazioni orbitanti. Una nave di queste dimensioni racchiude in sé un'intera piccola città. I passeggeri ricevono continue informazioni sulla navigazione attraverso gli altoparlanti. La raffinata cucina internazionale offre ampie scelte anche ai buongustai più esigenti. Hello, Jacksonville. I've got one call for you. It's my serial 2. It's going to Kansas City. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The following passengers are requested to call now. A bordo funziona anche un servizio telegrafico riservato ai passeggeri. Miss Nancy Meigs, cabin 4116. Mr. Lieberman, cabin 1046. Mr. and Mrs. Kleinheinz, cabin 1070. Can you start the engine, John? Fine. Mr. and Mrs. Weitzman, cabin 11. Un ufficiale è responsabile dell'efficienza delle lance di salvataggio. La tradizione vuole che il capitano sia sempre ospitale nei confronti dei passeggeri. Qui una segretaria invita negli alloggi del capitano alcuni ospiti. A bordo si tengono anche lezioni di ballo. Le immagini, i suoni, la routine e le tradizioni della vita di bordo sulla Queen Elizabeth II non sono che un distillato dell'esperienza secolare di innumerevoli navi passeggeri. Questo stile di vita in via di estinzione sembra ormai sopravvivere solo nei ricordi. Sono nato in Scozia, ma finita la scuola d'obbligo, emigrai negli Stati Uniti. Quella volta naturalmente viaggiai in terza classe, nei piani inferiori della nave. Mia madre è irlandese e dopo molti anni l'abbiamo portata a rivedere la sua terra. Decine di volte ho salutato dalle banchine di New York i miei familiari che arrivavano o partivano. Ora voglio proprio mettermi a viaggiare anch'io. Purtroppo non ci sarà mai più una nave come questa. In futuro avremo il Jumbo e il Concorde, ma niente potrà mai ricostruire l'atmosfera di bordo di una grande nave come la Queen Elizabeth II. Dissi a mia moglie che era l'ultima nostra occasione di salire su un grande transatlantico. E dissi che sarebbe stata un'esperienza da raccontare ai nipoti. Io ho avuto il privilegio di viaggiare sull'ultimo transatlantico. Infatti, sono convinto che non ve ne saranno altri. Qui mi sento proprio a casa mia. La prima nave passeggeri a compiere regolarmente la traversata dell'Atlantico fu la Mayflower, la nave dei padri pellegrini, i primi colonizzatori del nuovo continente, che salpò da Southampton nel 1620. 300 anni dopo, nel 1920, milioni di migranti avevano già affrontato il mitico viaggio verso Occidente. Per molti di loro, poveri, il viaggio era stato causa di disagi e paure. Ma la peggior tempesta che l'Atlantico avrebbe potuto loro riservare era comunque preferibile alla povertà e alle insicurezze che essi si lasciavano alle spalle. Le tempeste stagionali che spazzano l'Atlantico hanno affondato decine di bastimenti, ma l'entrata in servizio di navi sempre più grandi e potenti finì per dare ai passeggeri un'illusione di sicurezza.
poi venne la fatidica notte del 14 aprile 1912. Il disastro del Titanic, ricostruito in un film inglese del 1929. Durante il viaggio inaugurale, il Titanic entrò in collisione con un iceberg mentre navigava a velocità sostenuta in un mare tranquillo. In seguito al naufragio, che provocò la morte di 1500 persone, si diffuse una più realistica consapevolezza dei pericoli che una traversata dell'Atlantico può rappresentare. In ogni viaggio sulla Queen Elizabeth II, durante il primo giorno di navigazione, si svolge un'esercitazione di salvataggio. Nonostante l'importanza della prova, spesso i passeggeri vi partecipano con scarso impegno. Il personale di bordo impartisce le istruzioni necessarie secondo uno schema ripetuto ormai decine di volte, e del quale, per fortuna, raramente, si è potuto verificare la validità. In risposta alle domande di una passeggera, un ufficiale di coperta precisa che la regola di salvare prima le donne e i bambini non è più in vigore. L'occasione per una foto ricordo non si può certo perdere. La nebbia è un pericolo ricorrente nel Nord Atlantico. Perciò la sorveglianza si fa più rigida in prossimità delle coste e nelle zone di pesca, dove piccole imbarcazioni possono incrociare la rotta della Queen Elizabeth II senza essere individuate dal radar di bordo. Anche se i radar sono controllati da due ufficiali, è molto raro che il comandante li perda d'occhio. Nonostante la relativa sicurezza offerta dal radar, la responsabilità del comandante è sempre delicata. Può succedere di individuare un ostacolo all'ultimo momento, soprattutto nelle zone molto frequentate da pescherecci di piccole dimensioni. Spesso si creano situazioni d'emergenza, durante le quali il comandante deve trovarsi in plancia. L'ufficiale di guardia, infatti, tiene costantemente informato il comandante sulla situazione del rilevamento radar. A volte succede che tutta la traversata sia ostacolata dalla presenza di nebbia in banchi molto fitti. In questi casi, dopo la doccia del mattino, passo tutta la giornata in plancia, dove resto a mangiare, e a volte anche per tutta la durata del viaggio. Il transatlantico è stato giustamente descritto come la fusione di due istituzioni diverse. Una grande nave con a bordo un albergo di lusso. Questa felice combinazione ha reso di fatto il viaggio transatlantico una piacevole esperienza. Ma solo una piccola percentuale di passeggeri ha avuto modo di viverla. Nel corso di questo secolo, la categoria di passeggeri più numerosa, e senz'altro la meno considerata, è stata quella degli emigranti, che venivano trasportati, ammassati nelle stive delle merci, dal vecchio continente a New York. Nel 1921, quando negli Stati Uniti le leggi limitarono drasticamente l'immigrazione, la traversata dell'Atlantico cambiò stile per forza di cose. Per i transatlantici e i servizi da essi offerti, iniziò la grande era del turismo.
Molti americani intrapresero questo splendido viaggio alla scoperta dell'Europa. Fu l'inizio di una accanita competizione tra le compagnie di navigazione che cercavano di accaparrarsi i passeggeri più in vista. Ecco l'allora sindaco di New York, Jimmy Walker. Lo scrittore George Bernard Shaw. Paulette Goddard e Charlie Chaplin. Il protagonista di tanti film western, Tom Mix. L'attore Robert Tyler. Maurice Chevalier, che si intrattiene coi fotografi per compiacere il suo pubblico americano. Sono contento di essere qui. Ah sì, grazie, ho fatto un bel viaggio su questa nave, un bellissimo viaggio. Forse è un po' troppo lungo, troppi giorni, ma molto bello lo stesso. Gli anni 20, a causa del proibizionismo, furono anni di crisi per il traffico turistico sui transatlantici americani. La legge che vietava la vendita e il consumo di bevande alcoliche restava in vigore su molte navi anche al di fuori delle acque territoriali. Il turista americano divenne dunque un ottimo cliente per le compagnie europee. Per attirare questa nuova categoria di ricchi viaggiatori, furono progettati transatlantici di dimensioni e velocità senza precedenti. Il transatlantico Normandie, progettato in quell'atmosfera di sfarzo che caratterizzò gli anni 20, fu poi costruito negli anni 30, in un periodo cioè di grave crisi economica mondiale. Molti erano dunque pronti a scommettere su un insuccesso commerciale della colossale nave francese. Tutto ciò che riguardava questa nave, la più lussuosa mai costruita, era nuovo, originale, senza precedenti. Con un peso di 79.000 tonnellate, la Normandie era la più grande opera ingegneristica semovente del suo tempo. La nave fu varata nel 1932. Impreziosita con pregiate opere d'arte, la Normandie era il simbolo della supremazia tecnologica dei francesi. L'allestimento e i collaudi richiesero 3 anni di lavori, alla fine dei quali la nave, nella sua prima traversata atlantica, conquistò il primato di velocità. Per oltre 20 anni il primato era appartenuto agli inglesi, seguiti dai tedeschi e dagli italiani col famoso Rex. Ma questa traversata di 2.971 miglia a quasi 30 nodi fu un vero trionfo per i francesi e provocò scalpore anche in America. Nonostante i tempi magri e la grande depressione economica in corso, molti in America furono disposti a pagare $0.50 d'ingresso solo per visitare la nave. Mai prima d'allora si era visto un transatlantico di tale splendore che potesse vantare una sala da pranzo più lunga della sala degli specchi di Versailles, 2 piscine, un teatro e niente meno che 23 ascensori. La Normandie si sarebbe ben presto assicurata il fiorfiore del turismo transatlantico. L'unica nave che sarebbe stata in seguito in grado di sfidare la Normandie giacque incompiuta per oltre 2 anni sugli argini del fiume Clyde, in Scozia. Il suo scheletro anonimo era conosciuto soltanto con la sigla 534. All'inizio degli anni 30, la Canard Line chiese un finanziamento al governo inglese per portare a termine la costruzione della nuova nave, che fu chiamata Queen Mary. Terminato l'allestimento nel 1936, il nuovo transatlantico entrò subito in concorrenza con la Normandie e i cinegiornali lo resero famoso in tutto il mondo. Seguiamo l'avvenimento in un filmato dell'epoca. Here she comes,
L'orgoglio dell'Inghilterra, la gloria della marina mercantile di Sua Maestà Britannica, costata 50 milioni di dollari, sta per giungere a New York. Il primo benvenuto al grande transatlantico viene dato dall'aereo della Paramount, pilotato dall'asso Charlie Stoffer. È l'alba e la Queen Mary sta viaggiando a 33 nodi, cioè alla velocità massima toccata durante la traversata. Il record della Normandie non è stato battuto, ma gli ufficiali sostengono che non sarebbe stato opportuno spingere i motori al massimo. Gli inglesi comunque continuano a sostenere che quel record può essere facilmente battuto. Ma oggi siamo tutti qui riuniti a ricevere la Queen Mary, ospite di New York. Il nastro azzurro, emblema del record sulla traversata atlantica, sarebbe presto passato alla Queen Mary, anche se solo per un lieve vantaggio. Intervistato dai giornalisti, il comandante Edgar Britten non fece mistero della rivalità esistente tra la sua nave e la Normandie. La velocità della Queen Mary aveva infatti superato le più ottimistiche aspettative e l'entusiasmo della marineria inglese era alle stelle. Are you going to try for the blue ribbon, Captain? Well, naturally that's what we're out for. What did we build her for? Hearts will glow with admiration when our new liner leaves the quay. Fu addirittura scritta una canzone per celebrare la magnificenza della grande nave progettata e costruita in Inghilterra e condotta da un equipaggio totalmente inglese. And it's giving me a thrill, for I'm happy and gay, 'cause I'm sailing away. I booked my trip for the USA on the finest ship in the world, the Queen Mary. How'd you like to come with me? The ship is all brilliant. Per 31 anni, la Queen Mary fu il simbolo dello spirito di intraprendenza britannica. Essere ammessi a far parte dell'equipaggio era una delle massime aspirazioni di molti giovani inglesi. In quegli anni difficili, chi aveva un lavoro se lo teneva ben stretto. Eravamo disposti ai sacrifici più duri, perché sapevamo che per ognuno di noi c'erano almeno 20 persone pronte a rimpiazzarlo. Il terzo anno mi diedero 12 sterline, il quarto 18. In 4 anni di lavoro guadagnai complessivamente 60 sterline. Quando ero giovane c'era un maggior senso della responsabilità a tutti i livelli. Dal comandante al mozzo, dai tecnici al personale di cucina, tutti erano consapevoli di svolgere un lavoro di squadra e si impegnavano al massimo. Ho fatto molte esperienze. Ho navigato per anni nell'Oceano Indiano su navi mercantili. Poi sulle navi passeggeri ho viaggiato dal Sud America all'Europa. Ora che sono qui mi rendo conto di essere su una nave straordinaria. Mi ricordo che nel porto di Southampton rimanevo per ore incantato a guardare la Queen Elizabeth e la Queen Mary. Ai miei tempi, un cameriere di prima classe doveva servire solo 4 persone. Perciò dovevamo essere pieni di attenzione. Un passeggero non doveva neanche allungare un braccio per prendere il sale, perché c'ero lì io, pronto ad aiutarlo. Smoking, scarpe eleganti e papillon erano di rigore. Prima della cena passavamo a ritirare gli abiti dei passeggeri per spazzolarli. Ora il capitano Alan Bennell deve tenere conto di un mondo in rapido cambiamento. È il responsabile della sicurezza e della qualità delle prestazioni offerte dall'equipaggio. Questo è il più grande transatlantico oggi in servizio. Sta all'efficienza dell'equipaggio, convincere i passeggeri che questa è davvero la nave che fa per loro. Prima che l'era dei grandi transatlantici tramontasse, l'idea del mare aveva qualcosa di romantico. Oggi questo alone di mistero non esiste più e sarà molto difficile farlo rivivere. Uno dei compiti del comandante è accertarsi che ogni membro dell'equipaggio svolga con cura il proprio lavoro. Sulla nave lavorano quasi un migliaio di persone tra uomini e donne, addette a una miriade di mansioni diverse. Molti non hanno contatti con i passeggeri e vivono sotto coperta negli angoli più nascosti.
Nella lavanderia della nave lavorano solo uomini, tutti cinesi. Oltre agli indumenti dei passeggeri, essi devono provvedere alle esigenze generali della nave. 71.000 asciugamani, 23.000 lenzuola e 5.800 tovaglie che sono la normale dotazione di un transatlantico. Gli addetti alla lavanderia sono i soli membri dell'equipaggio che cucinano personalmente ciò che mangiano. Per loro, come per il resto dell'equipaggio, la traversata è più facile quando si viaggia verso ovest. Infatti, navigando verso occidente ad oltre 700 miglia al giorno, grazie al cambio di fuso orario, si guadagna un'ora esatta per ogni giornata di navigazione. Il comandante Ridley, da buon padrone di casa, si intrattiene con ogni passeggero che desideri incontrarlo. E quasi tutti vogliono conoscere personalmente l'uomo che ha la responsabilità del buon andamento del loro viaggio. Il successo dei transatlantici è stato decretato, forse più che da ogni altro fattore, dalla qualità della cucina. Ecco perché lo chef John Bainbridge ha una grande responsabilità e un grande ascendente sui suoi collaboratori. Eccolo all'opera. Well, that should be enough anyway. Yeah. Okay? Yeah. And don't forget you'll be busy tomorrow night. Full house. Be on the ball, eh? How's the kosher section today? All right? Yes, yeah, thank you. Yeah? Right, what are they eating? Are they eating much? No, not enough. No, not a lot. Not enough. No, not enough. How are we doing, Ian? All right? Yes, all right. What do you got? Artichokes tonight? Yeah. Da giovane ho ricevuto delle rapide promozioni, tutte guadagnate onestamente, si intende. E presto dimostrai di sapermela cavare piuttosto bene in molte situazioni. Mia moglie mi diceva, spero proprio che non accetterai un lavoro che ti tenga lontano da casa per troppo tempo. E invece ricevetti l'incarico di capo chef, ed ero troppo ambizioso per rinunciare a un'occasione simile. A quei tempi la compagnia aveva 8 navi. E io saltavo dall'una all'altra per controllare la qualità del cibo, predisporre i menu e cose simili. Ero come una specie di ispettore di viaggio. Mi ricordo di quando sulla Albany coprivamo la rotta New York-Montreal, o di quando risalivo la valle del Hudson su quel vecchio treno, l'Hudson Delaware. Altre volte partivo in aereo da New York per Malta, dove mi attendeva un'altra nave, e per quei tempi spostarsi in aereo era per molti ancora un fatto eccezionale. Qualche anno fa, in occasione del varo dell'Ivernia, della Carmania e della Franconia come navi da crociera sulla linea New York-Florida, rimasi via da casa per 3 mesi. A Natale, quando finalmente tornai a Londra, avevo appena riabbracciato la mia famiglia quando mi chiamarono al telefono pregandomi di tornare immediatamente a New York. A quei tempi mia figlia era ancora molto piccola e mia moglie mi disse: se parti anche questa volta è finita. Beh, decisi di partire lo stesso e così finimmo per separarci. Comunque, siamo rimasti ottimi amici. Adesso lei si è risposata e mi viene spesso a trovare. Io vivo da solo e sono molto felice. Mia figlia è anche lei felicemente sposata. E anche con lei ho degli ottimi rapporti, anche se al di fuori degli standard familiari. Insomma, io non sono proprio fatto per la famiglia. One or two of them. Scallops. I'll just have a drop of that soup, Bill. Just a. Here you are. Just taste this soup. See what you think's wrong with it. All right with it. All right, eh? Finalmente, uno stuolo di camerieri lascia le cucine e l'abilità dello chef e dei suoi collaboratori riceverà nuovi riconoscimenti. A bordo della Queen Elizabeth II ci sono 3 sale da pranzo nelle quali possono essere serviti 8.500 pasti al giorno, oltre 40.000 nel corso dell'intera traversata. L'ufficiale ha detto alla sicurezza Tug Wilson: ispezione i punti inferiori.
I passeggeri clandestini o i ladri acrobati ormai si trovano solo nei romanzi. Wilson affronta i problemi umani con la filosofia tipica del poliziotto inglese. A bordo c'è una comunità di 3.000 persone e dobbiamo sorvegliare sia l'equipaggio sia i passeggeri. Gli addetti alla sicurezza, che sono solo in 10, devono mantenere la disciplina tra i membri dell'equipaggio, che talvolta litigano tra loro. Se si verificano manifestazioni di violenza documentate, i responsabili sono sbarcati al primo scalo. Negli ultimi 60 anni le condizioni di lavoro sono molto cambiate. Non esistono più i fuochisti costretti a lavorare in un caldo insopportabile e nel rumore assordante per alimentare le caldaie a carbone. Anche i grandi bar internazionali sono solo un ricordo. Oggi si gioca soprattutto con le macchine. Un sistema di navigazione collegato coi satelliti artificiali consente di fare il punto nave in tempo reale, mentre la navigazione procede verso ovest ad una velocità costante di 28 nodi e mezzo. Siamo a metà viaggio. Per passeggeri ed equipaggio è un momento di distensione. Come in una vacanza forzata, i pensieri e le preoccupazioni sono rimandati all'arrivo. L'attività a bordo di un transatlantico è ininterrotta. Durante la notte l'atmosfera assume un tono un po' misterioso e mentre i passeggeri riposano, c'è chi lavora per il loro benessere e la loro sicurezza. Nei bar riservati, l'equipaggio destinato al turno di notte si rilassa un po' quando la maggior parte dei passeggeri è già andata a dormire. Una volta i molti transatlantici offrivano una possibilità di lavoro a migliaia di persone. Oggi invece i membri dell'equipaggio della Queen Elizabeth II sembrano gli ultimi esemplari rimasti di una specie in via d'estinzione. Il loro futuro è incerto e i più anziani preferiscono parlare dei vecchi tempi gloriosi o dei tragici giorni della guerra, anziché pensare al domani. Nel 1939, con l'esplosione della guerra mondiale, la navigazione turistica cessò e i sommergibili tedeschi cominciarono a falcidiare i convogli alleati che trasportavano soldati e materiali destinati ai fronti europei. La Queen Elizabeth, gemella della Queen Mary, fu varata ancora incompleta prima dell'inizio delle ostilità. Willie Farmer, oggi primo ufficiale di macchina sulla Queen Elizabeth II, ricorda il suo imbarco sulla nuova nave. Fui convocato negli uffici della Canar a Liverpool, dove mi dissero di lasciare la nave sulla quale mi ero imbarcato, la Lancaster, ed andare in Scozia, a Clydebank. Ma non mi dissero perché, e quando gliene chiesi la ragione mi risposero: non possiamo dirtelo, ma non ti devi preoccupare, avrai bisogno solo di una valigetta per il fine settimana. Tornai a casa dopo 2 anni e mezzo. Quando la mattina del 2 marzo 1940 la Queen Elizabeth salpò, i bombardieri tedeschi erano pronti ad attaccarla al suo arrivo a Southampton, sua presunta destinazione. La nave, invece, diresse a tutta velocità verso New York. Eravamo scortati da 6 cacciatorpediniere, 3 per ogni lato, ma li perdemmo di vista fin dal primo giorno. Non potevano tenere la nostra velocità. Quando arrivamo a New York ci informarono che i cacciatorpediniere erano stati attaccati e seriamente danneggiati e avevano potuto rientrare alla base con molte difficoltà. Nonostante avessimo sottoposto la nave ad un notevole sforzo per mantenere la massima velocità, né i motori né le caldaie subirono conseguenze e la Queen Elizabeth superò la guerra senza subire praticamente alcun danno.
engineering problems at all. Per qualche settimana nel 1940, la Normandie, la Queen Mary e la Queen Elizabeth sostarono fianco a fianco nel porto di New York. Folle di curiosi si recarono a vedere le navi, la cui inattività era un segno palese della guerra che stava devastando l'Europa. Quando gli Stati Uniti entrarono in guerra, il governo sequestrò la Normandie per adibirla al trasporto truppe. A 6 anni di distanza dal suo splendido debutto a New York, la nave fu spogliata dei suoi fastosi arredi. Il 9 febbraio 1942, la Normandie prese fuoco a causa della distrazione di alcuni operai che stavano usando la fiamma ossidrica. Il maldestro intervento dei pompieri di New York peggiorò la situazione. Infatti, riversarono sulla nave una tale quantità d'acqua da farla adagiare su un fianco. La fine della Normandia, soli 2 mesi dalla batosta di Pearl Harbor, fu un duro colpo per il morale degli americani. Il relitto giacque nel porto di New York fino al 1946, quando fu recuperato e venduto per la demolizione. Durante la guerra, la Queen Elizabeth e la Queen Mary costituirono un fondamentale supporto logistico. Perciò i loro spostamenti intorno al mondo furono tenuti strettamente segreti. Una volta adibita al trasporto truppe, ognuna delle due navi era in grado di imbarcare più di 15.000 persone. Nel 1943 la Queen Mary ne caricò ben 16.700. Per centinaia di migliaia di giovani fu un'esperienza nuova e a volte terrificante. Molti non avevano mai viaggiato su una nave e alcuni non avevano addirittura mai visto l'oceano. Willie Farmer ricorda le condizioni di vita a bordo della Queen Mary. In 2 o 3 occasioni ci siamo trovati nel mezzo di un fuoco di sbarramento contraereo. Avevamo sempre degli aerei sopra di noi, soprattutto in prossimità della costa. Il rumore delle esplosioni era terribile. Si trasmetteva fino in fondo alla nave, dove erano stipate migliaia e migliaia di uomini che non avevano alcuna possibilità di salire sui ponti superiori. Sia la Elizabeth sia la Mary uscirono dalla guerra apparentemente incolumi. Secondo la testimonianza di un ex ufficiale di marina tedesco, Horst Kessler, nel 1942 la Queen Elizabeth sfuggì miracolosamente ad un disastro. Durante la guerra, Kessler comandava un sommergibile tedesco. Il suo racconto è confermato dai ricordi di altri membri dell'U-704. Ja, wir waren auf der 6. Feinfahrt. Avevamo già trascorso 1 mese e mezzo in mare e avevamo compiuto diversi affondamenti. Alla fine di novembre stavamo rientrando alla nostra base in Francia. Il mare era molto agitato, come sempre in questo periodo dell'anno, e il vento soffiava da ovest a forza 10. C'erano 4 uomini di guardia sul ponte. Tutti erano assicurati alla torretta per non essere trascinati in mare. Queste immagini sono state tratte da un cinegiornale di guerra tedesco girato nel Nord Atlantico. Ad un tratto Kessler avvistò una nave molto grande. I rilevamenti lo convinsero che il bersaglio era proprio il transatlantico Queen Elizabeth. Trovarsi per caso di fronte ad una nave nemica di quella stazza è una situazione unica e irripetibile per il comandante di un sommergibile. Quando mi resi conto di avere casualmente incrociato la rotta della Queen Elizabeth,
la mia mente cominciò subito ad elaborare una possibile strategia d'attacco. Kessler lanciò 4 siluri. Si sentì un'esplosione, ma la Queen Elizabeth non fu colpita. I siluri avevano mancato l'obiettivo. Solo per un soffio Kessler non si aggiudicò un trofeo che qualsiasi comandante di sommergibile gli avrebbe invidiato. Trascorsero pochi minuti, poi l'idrofonista mi diede una notizia che mi lasciò molto deluso. Il rumore delle eliche della nave si allontanava sempre più. Ciò significava, ovviamente, che la nave stava proseguendo il viaggio ed era inutile tentare di inseguirla. Alla fine della guerra, la Queen Mary e la Queen Elizabeth avevano trasportato 1,5 milioni di soldati. Winston Churchill disse: nella battaglia dell'Atlantico, la Elizabeth e la Mary hanno svolto un ruolo fondamentale. Senza il loro aiuto, il giorno della vittoria sarebbe stato senza dubbio più lontano. È il quinto ed ultimo giorno di viaggio della Queen Elizabeth II verso New York. Anche per questa nave il servizio di linea diverrà ben presto solo un ricordo. Il futuro delle navi passeggeri è infatti nelle grandi crociere. Un'attività in costante sviluppo e di sicuro profitto. Ma forse un impiego un po' frivolo per un grande transatlantico. Questo almeno è ciò che pensano i marinai più anziani. Il faro Ambrose è uno dei punti di riferimento più famosi dell'Atlantico e segnala l'approssimarsi del porto di New York. Una boa luminosa ha segnalato questo punto ai naviganti per oltre 150 anni. Come da regolamento, un pilota del porto di New York sale a bordo per condurre la nave all'attracco. I rimorchiatori di New York e i piloti che normalmente dirigono l'attracco oggi sono in sciopero. Per 5 giorni la vita di bordo ha seguito il pacato ritmo del mare, ma ora diviene più frenetica e l'atmosfera magica della traversata oceanica svanisce improvvisamente. Manhattan. L'arrivo della nave deve essere calcolato in funzione delle maree. La nave sta risalendo lentamente il fiume Hudson. Durante le manovre di avvicinamento, il pilota del porto e il comandante sono entrambi responsabili della nave. Con l'aiuto dei rimorchiatori, l'attracco sarebbe stato più facile. Senza di essi, il controllo delle 67.000 tonnellate della Queen Elizabeth II comporta grandissimi rischi. La situazione si complica. Una corrente sottomarina spinge la prua verso la banchina. Il primo tentativo di attracco va a vuoto. Lo scafo è a pochissimi metri dalla banchina e un urto può avere conseguenze disastrose. Il 296esimo viaggio della Queen Elizabeth II si è concluso. Let's see, that's finished with engines now. Well, we finally got it ready. Look, it was a little bit too early on the kind of flight.
Finalmente sul ponte i responsabili della manovra possono rilassarsi. Ma per i passeggeri lo sbarco sarà come un brusco risveglio. Per 5 giorni sono stati oggetto di cure ed attenzioni particolari. Ora si tuffano nella vita frenetica di New York. Problemi alla dogana con i facchini, poi con i taxisti. A bordo si stava decisamente meglio. La mancia non soddisfa il facchino. Che potrà mai farsene di questo penne inglese? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la supremazia degli europei sull'Atlantico cominciò a vacillare. Nel 1952, durante il viaggio inaugurale, il transatlantico United States batté di ben 10 ore il primato della Queen Mary. Gli americani ne furono giustamente orgogliosi, come è evidente in questa dichiarazione del comico Bob Hope. Ho viaggiato benissimo sulla United States, un viaggio stupendo. E ho notato che al nostro arrivo in porto la Cunard Line ha sparato 21 colpi di cannone di benvenuto. Forse a loro sarebbe piaciuto non caricarli a salve. Arrivederci a tutti e grazie, Con una solenne cerimonia, il trofeo Hales, che spetta al transatlantico più veloce, passò in nuove mani. Ma pochi si resero conto che presto tale successo sarebbe apparso superato quanto il trofeo stesso. Nei primi 20 anni del dopoguerra, i transatlantici fecero registrare un nuovo boom economico, che indusse a mettere in cantiere grandiosi progetti. Nel 1960 fu varata la nave di linea France. Era destinata a competere con le Queens inglesi. Come già la Normandie, anche questa nave era stata concepita con un'esibizione di raffinata eleganza. Ma proprio quando la France portava a termine il suo primo viaggio, l'era dei transatlantici stava per tramontare. Dapprima gli aerei ad elica e in seguito i jet, meno rumorosi, più veloci ed economici, finirono per accaparrarsi tutto il traffico passeggeri transatlantico. Alla metà degli anni 60 era tutto finito. La Queen Mary e la Queen Elizabeth solcarono i mari ancora per qualche anno. Il tempo a bordo di queste navi sembrava essersi fermato. A volte navigavano a tutta velocità semivuote. Questi patetici tentativi di animare il viaggio di passeggeri distratti non poterono fermare il corso del tempo. Fino all'ultimo restò in vigore un sistema di divisione in classi. Nei ponti superiori una suite di prima classe per sola andata costava $3,000. Una cabina più piccola nei ponti inferiori costava circa $300. E infine la classe turistica scelta soprattutto dai giovani offriva cabine collettive a prezzi molto bassi. Offrendo lussi e agi che nessuno sembrava richiedere, la compagnia armatrice perdeva milioni di dollari l'anno. E così, l'8 maggio del 1967, mentre erano in mare aperto, i comandanti lessero ai rispettivi equipaggi i comunicati in cui si annunciava la fine di entrambe le navi. La Mary sarebbe stata la prima ad andare in disarmo entro pochi mesi. Mi dispiace molto vedere una bella nave concludere i suoi giorni, ma naturalmente ciò è inevitabile. Anche per le navi, come per gli esseri umani, esiste un inizio e una fine. Presto o tardi, la fine arriva per tutti. A settembre la Queen Mary lasciò definitivamente New York.
Erano trascorsi 31 anni da quando vi era arrivata per la prima volta. Oggi è stata trasformata in un museo e si trova in California, mentre la Queen Elizabeth è stata demolita. Anche la Queen Elizabeth II, la sola rimasta solcare l'oceano, è in grave crisi. Una delle cause principali è ovviamente il prezzo del carburante. In 24 ore la Queen Elizabeth II ne brucia per $80,000. Per non deludere le aspettative dei passeggeri, è necessario mantenere a tutti i costi lo stile dei transatlantici di lusso. Allo stesso tempo si cerca, per esempio, di ridurre al minimo i tempi di sosta nei porti. Questa volta dovremo sostare non più di 6 ore. Un record per una nave come questa. In 6 ore imbarcheremo 4.500 tonnellate di carburante, 2.000 tonnellate di acqua e 85 tonnellate di provviste. Ma possiamo farcela. Con questo equipaggio ci riusciremo. Non ho alcun dubbio. Per la maggior parte dell'equipaggio, 5 giorni di duro lavoro si concludono dunque con 6 ore di grande impegno, per poi ricominciare da capo. Gli anziani ricordano le notti brave trascorse a Manhattan, ma quei bei tempi sono finiti. Io non scendo mai a terra. Se fossi giovane mi dispiacerebbe, ma alla mia età non mi importa di stare qui. Chi può riesce a trascorrere a terra un paio d'ore, ma prima di sera la Queen Elizabeth II dovrà salpare di nuovo. Crew gangway to bridge, all clear. Bridge aft. Let go everything. Aye aye. Non riesco a credere che dovremo smettere di navigare. Non posso accettare questa idea. Sono sicuro che in un modo o nell'altro continueremo. Da qui sono partite e arrivate milioni di persone. Oggi è rimasto un solo transatlantico ad attraccare a queste banchine semideserte. Nei bei tempi andati, uno slogan pubblicitario sosteneva che viaggiare per mare è così bello che ci si dimentica perfino della meta. Tali parole suonano quasi ironiche nell'era dei jet, eppure cullata nella memoria in una notte d'estate, mentre la nave echeggia di musica e risate accolta dall'immensa superficie dell'Atlantico, la vecchia frase sembra, oggi più che mai, riacquistare significato. Thank you.